Natale Montese, veramente il profumo del Natale Montese. Infatti siamo nel cuore di Monte di Procida, siamo al Balpina insieme ad Enrico che ci mostrerà un po'. Buonasera a tutti. Ci mostrerà adesso tutti i dolci che saranno sulle tavole dei nostri concittadini. Allora Enrico, che cosa avete in questa vetrina come dolci natalizi? Allora, questo è un anticipo di assortimento, perché poi qualcosa già è finito, ripristineremo la nostra vetrina. Adesso vediamo tutti questi dolci, la pasticceria siciliana, e la frutta. No, io voglio ricordare, perché anche io me li dimentico sempre, prima li abbiamo ripassati, proprio i dolci DOC che non possono mancare sulle tavole montesi. E il sono roccocò, il roccocò, tipico roccocò napoletano, seguito da i susamielli, nei due gusti, a cioccolato e classico. I classici, e poi e questo. E poi il mostacciolo, il famoso mostacciolo a cioccolato. Quello che rompe i denti. Va bene, certamente per i dolci natalizi bisogna avere dei buoni denti. E invece poi c'è una tipicità vostra. Sì, questo è l'imbottito, no, sembra un dolce napoletano, è un imbottito al rum, che è davvero una cosa squisita. E lo dobbiamo assaggiare, dopo li assaggiamo tutti. E invece poi c'è un'altra cosa nel Barpina che fa proprio odore di Monte di Procida, è fragrante, e sono i panettoni che fate voi, vero? Sì, sì, il panettone artigianale che ormai produciamo da tantissimi anni, e che poi abbiamo anche un po' elaborato. Infatti abbiamo il nostro panettone gelato. Il panettone gelato che ho visto fatto con la crema chantilly. Sì, è una crema chantilly tempestata di gocce di cioccolata, e poi viene chiusa e ricoperta da una selva di cioccolato molto fine. Io ho visto questo che mi piace tantissimo, che è questo panettone tutto fatto con le sfoglie, come si chiama? Questa è la famosa selva, praticamente sia bianca sia al latte, è sempre un panettone a cioccolato, che poi viene lavorato questa selva di cioccolato e tempestata di cioccolatini. Una cosa e dentro che c'è? È sempre un panettone a cioccolato. Invece poi so che fate alcuni gusti molto particolari. Sì, sì, infatti abbiamo fatto quello là al pistacchio, a parte quello là classico, c'è quello là al pistacchio che è particolare. E poi vedo veramente dei panettoni artigianali molto molto eleganti, che possiamo invece regalare ai nostri amici, ai nostri familiari, che sono questi con i foulard. Sì, le nostre mogli che si occupano del confezionamento sono particolarmente brave a fare questa confezione. Allora, complimenti anche alle mogli e complimenti al Barpina, e sì, vi lascio con questo odore natalizio montese nel naso, che è bellissimo.